Buongiorno a tutti, bentrovati a Mattina in Salute. Ospite nei nostri studi il professor Alfredo Savarese, responsabile unità operativa ortopedia e traumatologia 4 dell'Istituto Clinico San Rocco di Ome. Bentrovato professore, benvenuto. Piacere, piacere essere con voi. Buongiorno Grazie a per tutti. Certo. essere qua con noi, abbiamo tantissime cose di cui parlare, professore, e tante cose che ci deve mostrare. Noi siamo felici che lei lo possa fare qua nei nostri studi. Quindi le chiedo subito, partiamo parlando dell'artrosi. Che cos'è l'artrosi? L'artrosi è una patologia degenerativa delle articolazioni che consiste nella usura della cartilagine articolare, con tutto quel che ne consegue. Già la definizione artrosi significa semanticamente che non è artrite, artrite è un'infiammazione acuto-cronica dell'articolazione, mentre artrosi è una patologia degenerativa che in genere va avanti e progredisce lentamente ed è caratterizzata dall'usura della cartilagine. Voi sapete che tutte le articolazioni, dalla più grande, anca, ginocchio, spalla, alla più piccola, anche l'interfalangea o la metacarpofalangea delle dita, delle mani, sono tutte costituite da due ossa che si affrontano e si muovono l'una con l'altra, che sono tenute insieme da legamenti e da capsule e sono lubrificate, altrimenti non potrebbero muoversi, da una minima quantità di liquido sinoviale che è prodotta dalla membrana sinoviale presente in tutte le articolazioni. Questa membrana sinoviale dà il modo di muoversi l'articolazione senza che, per così dire, si ingrippi e dà luogo anche alla possibilità di nutrire meglio la cartilagine articolare. Quando nella patologia artrosica la cartilagine degenera, si consuma, quelle microcellule, quelle piccole cellule di cartilagine si staccano e vanno in necrosi, vengono per così dire fagocitate dai sinoviociti, cioè le cellule della membrana sinoviale, le quali cellule inglobano e cercano di eliminare. Ma quando il processo artrosico diventa piuttosto importante, la membrana sinoviale non ce la fa più ad eliminare tutte queste cellule che si sfaldano ed ecco che infiammandosi forma liquido sinoviale più o meno Ed abbondantemente. è questo che poi provoca il grande dolore, In gran perché parte è questo, perché la capsula articolare viene tesa dall'interno da questo liquido sinoviale che in articolazioni superficiali come può essere il ginocchio si vede nettamente perché il ginocchio si gonfia, ma in articolazioni profonde come può essere la spalla, come può essere soprattutto l'anca, questo processo avviene ugualmente, però essendo una cavità che contiene poco liquido, viene messa sotto tensione, la capsula articolare che è riccamente innervata dà fortemente dolore. E questo ovviamente comporta che il paziente, per quanto concerne anca, ginocchio, cioè le articolazioni degli arti inferiori, zoppica, disfunzioni. Per quanto riguarda le articolazioni dell'arto superiore, ovviamente ha limitazioni funzionali durante l'attività quotidiana di tutti i giorni, nella spalla, nel gomito, nel polso, nelle mani. E questo processo avviene dappertutto ci sia un processo artrosico, cioè dappertutto questo consumo di cartilagine si verifica. Perché si verifica il consumo di cartilagine? Per motivi, i più frequenti sono i motivi costituzionali. Fra questi costituzionali entra anche il fatto che ci sono persone che hanno, tanto per dire, un'anca displasica, cioè un'anca che non è ben centrata e tende a sublussarsi. Displasica significa che dalla nascita è in posizione cattiva rispetto a quello che deve essere la norma, oppure nel ginocchio, per esempio, un ginocchio varo, che significa ginocchio divaricato, oppure valgo, il cosiddetto ginocchio gemello o ginocchio a X. In queste condizioni, quando uno è giovane, quando uno è un ragazzo, il problema non esiste se non come forma estetica, come disturbo estetico, ma da un punto di vista funzionale, quando poi si diventa adulti, il sovraccarico di un compartimento, vede, questo è un ginocchio, no? Un ginocchio, noi abbiamo un compartimento Ecco, interno, professore, esatto, lo alzi. Bravissimo, un bravissimo. compartimento interno, un compartimento esterno e un compartimento della femoro rotulea. Se una persona ha un ginocchio varo, ovviamente viene sovraccaricata la parte interna del ginocchio. Se è valgo,
viene sovraccaricato la parte esterna. Se la rotula tende a subdussarsi, viene sovraccaricata la cartilagine della rotula e del femore contrapposto. Quindi che significa? Significa che già in condizioni costituzionali si è predisposti. Qualora poi si rompe un menisco nel ginocchio varo, il menisco interno, nel ginocchio valgo e il menisco esterno, ecco che il ginocchio si decompensa, si scompensa e cominciano le problematiche a carico della cartilagine che in quel segmento non viene più protetta da un ammortizzatore, perché il menisco è un ammortizzatore elastico. Ma professore, andando per ordine, sì. Allora, diciamo, lei mi diceva che è appunto una patologia degenerativa, sì. Quindi ha un inizio e poi ha un'evoluzione. Immagino, mi corregga se sbaglio, che i tempi variano da persona a persona, certo. Sia dalla struttura fisica che dall'evoluzione che questa patologia ha. Però le chiedo, ci sono delle cause? Delle cause che producono l'artrosi, sì. Come le dicevo, sono, a parte quelle costituzionali, esatto. A parte quelle displasiche, ci sono poi motivazioni traumatiche, motivazioni infettive, ci sono tante motivazioni che portano all'usura, per esempio negli esiti di trauma, facciamo l'esempio di un'anca che abbia una frattura, lussazione dell'acetabolo, in cui si deforma la cartilagine, l'aspetto interno del cotile, cioè dell'acetabolo, si deforma e quindi la cartilagine è già sofferente perché ha ricevuto il trauma. E poi viene a soffrire per l'alterazione di forma, di struttura all'interno. Quindi pian pianino, lavorando male, questo processo artrosico interviene. Quindi le cause sono davvero molteplici e di varia natura. C'è un inizio, quell'inizio qual è? Cioè quando io capisco e devo iniziare a preoccuparmi, anche perché essendo degenerativa immagino che prima io riesca ad analizzare, a capire che ho questo problema, prima riesco magari a controllarlo. E a instaurare la terapia specifica. Cioè esatto, praticamente... anche perché immagino che se si trascura un problema di questo tipo, le conseguenze sono davvero importanti. Certo, cioè lei ha detto esattamente le cose importanti che ci sono da dirsi. Cioè innanzitutto come comincia? Comincia con un sintomo fondamentale, che è il dolore. Una persona che ha un dolore a un'articolazione è una persona che comincia ad avere un campanello d'allarme. Quella potrebbe essere anche semplicemente una infiammazione transitoria, ma potrebbe essere già un inizio di artrosi. Quindi il paziente ha dolore, nel caso dell'arto inferiore zoppica, nel caso dell'arto superiore comincia ad avere limitazioni e dolore notturno, che è piuttosto caratteristico delle lesioni della cuffia dei rotatori della spalla. In questi casi ovviamente si rivolge al medico, il quale medico constata la presenza di liquido articolare, constata la presenza di segni iniziali e chiede di eseguire alcuni accertamenti. Gli accertamenti sono esattamente la radiografia, è essenziale, alcuni esami di laboratorio come sono la VES, la proteina C reattiva e gli esami che riguardano eventuali infiammazioni primarie della membrana sinoviale, come può essere artrite reumatoide oppure alcune collagenopatie, non starò ad allungarmi perché sono concetti effettivamente abbastanza complessi, e poi l'esame principe può essere una risonanza magnetica nucleare che ci fa vedere più nel dettaglio eventuali sofferenze della cartilagine e dell'osso sottostante la cartilagine. Dalla precocità in cui si fa una diagnosi dipende anche la capacità di fare degli interventi che non sono necessariamente chirurgici, ma che molto spesso poi diventano chirurgici se la cosa viene trascurata. Ad esempio, facevamo l'esempio prima del ginocchio varo o del ginocchio valgo, e ritorno a prendere questo modellino per farvi capire. Un ginocchio varo in un ragazzo giovane, un soggetto diciamo di 40 anni, per fare via un esempio, non è sicuramente da protesizzare se viene scoperto per tempo, perché può tranquillamente essere eseguita una cosiddetta osteotomia di varizzazione o di valgizzazione a seconda dei casi. Cioè significa
che nel ginocchio varo io ho un sovraccarico del compartimento interno, l'obiettivo è di far andare l'asse di carico di nuovo al centro del ginocchio. Come lo faccio? Lo faccio tagliando la tibia, raddrizzandola, mettendo una placca che mi permette di mantenere quella correzione ottenuta del numero di gradi che io ho voluto e che sono riuscito a ottenere in sala operatoria, in modo da far ritornare l'asse di carico nella posizione giusta e che il paziente riprende senza più dolori a fare tutte le sue attività quotidiane, rimandando ed eventualmente impedendo che debba fare la protesi, capisce? Questo è un po' il discorso. E lo stesso lei giustamente parlava di età e lei diceva in un ragazzo giovane, adesso poi glielo è bravissimo professore, è caduto il microfono, e lei diceva ci sono in un ragazzo giovane ci sono degli esiti o comunque si inizia un percorso di un certo tipo, in una signora o un signore un pochino più su di età ci si preoccupa di intraprendere un altro tipo di percorso. Allora io le chiedo, l'età, c'è un'età, diciamo, dico, che magari inizia, non so, dai 50, dai 40, dai 60, oppure è talmente soggettivo che è una valutazione che non si può fare? Diciamo che l'artrosi oggi è una patologia che si sta diffondendo molto anche tra i giovani. Perché? Ma perché c'è una vita frenetica, c'è molta attività sportiva. Per esempio, ritorniamo come al solito al ginocchio, che è un po', se vogliamo, la parte più evidente per tante persone. Una rottura di un menisco associata alla rottura di un legamento crociato anteriore, che è molto frequente nei traumi sportivi da calcio soprattutto, predispone poi a una progressione dell'artrosi molto, molto marcata. Cioè, se voglio dire, quel personaggio lì, anche trentenne, ventenne pure, avrebbe avuto l'artrosi magari a 70 anni, possibilmente gli viene a 35 anni, addirittura a 40 anni bisogna provvedere a fare quelle cose. Ecco perché fare un intervento di ricostruzione di un crociato anteriore e di riparazione di un menisco è non soltanto un intervento valido per quella fase là e per fargli riprendere l'attività sportiva, ma è anche un intervento profilattico di un futuro artrosico che sarebbe parecchio invalidante se interviene un soggetto giovane. Perché questo? Perché una protesi oggi come oggi, nel migliore dei casi, dura anche 30 anni, se di buona qualità, e qui poi entriamo in un altro aspetto che ne parleremo dopo, se è di buona qualità, se è messa bene, perché c'è anche questo aspetto da considerare, le protesi devono essere meglio, se va tutto insieme, se anche il paziente è un buon paziente, questa protesi potrà durare anche 30 anni. Se invece il soggetto è un soggetto che non ubbidisce a quel che dice il medico, che magari operato di protesi ginocchio se ne va a giocare a calcio, per dire, allora vuol dire che quella protesi è condannata a una durata più breve. Quindi diciamo che la qualità della vita e come si tratta il nostro corpo gioca un ruolo fondamentale. Fondamentale. Per esempio il sovraccarico ponderale, molte persone non si curano del peso, il peso a parità di quelle condizioni di cui parlavamo, cioè delle predisposizioni per l'anca un'anca displasica, per un ginocchio che sia varo, valgo, recurvato, procurvato, eccetera, in queste condizioni il soggetto, diciamo, di peso idoneo e soprattutto di massa corporea, che c'è l'indice di massa corporea che è differente dal peso, perché riguarda il rapporto fra altezza e peso, perché chiaramente un signore di 2 metri d'altezza che pesa 95 kg mi sta non benissimo. Non sono gli stessi 95 kg di altri. Una persona di 1,50 m che pesa 90 kg è tutto ben diverso. Noi lo diciamo spesso, professore, quando si parla di questi argomenti, che il peso dobbiamo valutarlo nella maniera corretta, non banalmente usando solo dei numeri magari inappropriati. Sicuro. Ma capire il valore di questi numeri. Sicuro, sicuro, perché non fa che aggravare questa patologia. Quindi, dicevo, le protesi sono una bellissima soluzione, risolvono tante cose. A che età poterle fare? Diciamo che l'età giusta sarebbe dopo i 60, però non possiamo non considerare persone
che anche a 26 anni, a 25 anni, io nella mia casistica ho anche un 15enne e un 16enne che hanno dovuto ricorrere alla protesi. Molto giovani, così certo. Come ho un ragazzo di 20 anni, trevigiano, il quale ha dovuto fare due protesi d'anca, due protesi ginocchio e una protesi di spalla. Perché? Scendendo in questo particolare, per dirvi come a volte le patogenesi possono essere più svariate. Questo ragazzo ha avuto una leucemia, è guarito, ma è guarito grazie a terapie, diciamo, chemioterapiche e con l'aggiunta di forti dosi di cortisone e soprattutto prolungate nel tempo. Il cortisone è un farmaco bellissimo, veramente insostituibile, però è un farmaco che può dare gravissime alterazioni dell'osso e della cartilagine. L'osso va incontro a necrosi, necrosi significa che l'osso muore e non può essere più sostituito se non cambiato con una protesi. Ecco perché questo ragazzo, guarito bene dalla leucemia, è purtroppo andato incontro a necrosi delle ginocchia, delle teste femorali, delle spalle, delle teste omerali. E quindi l'unica soluzione, lui lo si vede, 22 anni, va benissimo, un bellissimo ragazzo, corre, atletico, eccetera, fa tutto, però chiaramente il clinico non può non considerare che quella protesi probabilmente non sarà l'ultimo per gesto sempre. Chirurgico certo. Della vita e quindi è un fatto mandatorio, obbligatorio per il medico considerare anche l'aspetto etico, l'aspetto morale, oltre che quello professionale, perché non si può trattare un individuo dicendo adesso ti metto la protesi, poi fra 20 anni, fra 15 anni te ne faccio un'altra, come se la pelle fosse poi apribile. Poi l'importanza davvero di fare uno studio personalizzato, certo. Perché come diceva lei, ogni paziente ha la sua storia, le criticità, le esigenze, obiettivi diversi, esatto. Una storia clinica differente, quindi è importantissima la personalizzazione. Sì, 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 fondamentale questo. Detto questo, a parte questi casi abbastanza straordinari, diciamo l'età giusta comincia a essere dopo i 60 anni ed è, per fortuna o disgraziatamente, è proprio l'età in cui questi fenomeni si verificano, cioè l'età in cui il paziente comincia ad avere sintomi, comincia a zoppicare, comincia ad avere una disfunzione della spalla, del gomito, del ginocchio, dell'anca e i sintomi, oltre al dolore e alla zoppia, sono anche limitazione funzionale dei movimenti, cioè il paziente si accorge, per esempio, nell'anca che non riesce più a tirarsi su i pantaloni, a mettersi su le calze, ha bisogno di un aiuto. Diventa anche invalidante. Perché diventa molto invalidante. I gesti più semplici che certo. Noi sappiamo fare, effettivamente con il passare del tempo ci potrebbero risultare veramente difficili e impegnativi. Sicuro. Per poi arrivare a non ce la faccio, non riesco a fare i gradini delle scale, piuttosto come diceva lei, indossare dei pantaloni. E quindi anche questo aspetto sicuro. È importante. Ed ecco che il paziente viene visitato e ci si accorge, per esempio, a riguardo dell'anca, che l'anca non riesce più a ruotare. È il sintomo più precoce, cioè se noi vediamo un paziente con artrosi d'anca, lo mettiamo sul lettino in decubito prono, cioè per dire in parole povere a pancia sotto, e facciamo la rotazione delle gambe, ci accorgiamo che una gamba si ruota tranquillamente, l'altra non si ruota e forzandolo in quel movimento se ne viene piuttosto indietro tutto il corpo, tutto il tronco, piuttosto che muoversi l'anca. Quella è un'indicazione sicuramente, anche senza aver visto una radiografia, a dover fare l'intervento protesico. Poi, naturalmente, posta indicazione, si deve stabilire come, quando, eccetera, con quale tipo di protesi fare l'intervento. Delle curiosità, più uomini o donne? Ma diciamo che nell'anca prevale l'aspetto, la prevalenza a livello femminile, nel ginocchio prevale a livello maschile, ma probabilmente più per quelle cose che dicevamo. Certo. Voi sapete che la displasia dell'anca, che è una patologia in cui la testa del femore non è al suo posto regolare, però non è una displasia che va, diciamo, è uguale a diversi stadi. Cioè c'è una semplice displasia in cui c'è
una parte di acetabolo che non copre bene, l'acetabolo è la cavità dell'anca, che non copre bene, e quello è il minimo, con una testa femorale un po' girata, e c'è il grado in cui c'è proprio l'anca completamente lussata. Oggi, da parecchi anni, con le ecografie immediatamente post-natali ci si accorge delle grandi displasie, cioè se l'anca è lussata, se è sublussata, se è sublussante, però delle piccole displasie non ci si può rendere conto, perché queste piccole displasie si manifestano più che altro poi nel corso della vita successiva. Per esempio delle bambine, che sono soprattutto le femminucce, che camminano con le punte in dentro e che hanno una importante lassità delle anche, ci si accorge che è quello. E quelle adesso sono persone... forse, professore, abbiamo tutti gli strumenti per riuscire davvero a... capire, prendere il tempo, quelli che sembrano dei piccolissimi problemi, magari che 30 anni fa non ne davamo assolutamente peso, perché magari una mamma quando vedeva il piccolino camminare un po' storto, piuttosto avere le ginocchia un po' storte, non uso questo termine semplice, non ne faceva tanto caso, diceva sì, dai, fra un po' di anni vedremo. Invece adesso possiamo davvero avere tutti gli strumenti per riuscire... Esatto, oggi siamo in uno stadio veramente avanzato. Per esempio, lei ha detto perfettamente, una volta si faceva conto che c'era niente da fare, sei nato storto, scusi il termine, te lo tieni, rimarrai storto. Insomma, oggi invece, partendo dal basso proprio, noi guardiamo il bambino che ha il piede piatto. Il piede piatto favorisce il ginocchio valgo, lo aggrava, e favorisce anche una patologia anche a livello alto. E allora, se noi oggi siamo in grado di correggere con un interventino, addirittura anestesia locale, il piede piatto, cosa che invece qua, che io faccio l'ortopedico dal 73, a quell'epoca non avevamo queste cose, facevamo degli interventoni enormi che spesso fallivano e che davano delle conseguenze negative. Oggi, con una semplice vite introdotta non nell'osso, ma tra due ossa, riusciamo a correggere un piede piatto valgo abbastanza grave, quindi a dare uno sviluppo migliore al bambino, così come anche il ginocchio valgo e il ginocchio varo, che nell'adulto richiedono il taglio dell'osso per raddrizzarlo, come dicevo prima, nel bambino in età di accrescimento basta mettere una vite che va a comprimere temporaneamente la parte dove cresce di più la cartilagine di accrescimento e in pochi mesi il ginocchio si raddrizza perfettamente, che è un enorme avanzamento. Se avessimo perso tanti anni in precedenza, perché appunto magari non c'era questa attenzione, noto delle difficoltà motorie oppure quelle famose ginocchia storte al piede piatto in un'età avanzata. Senza ricorrere ad un'operazione, si può fare qualcosina oppure è troppo tardi? Purtroppo è troppo tardi, nel senso che ho già detto, se il ginocchio è valgo, il ginocchio è varo, si può ricorrere all'osteotomia di raddrizzamento, che però richiede un'attenzione particolare. Noi la facciamo sempre precedere nella mia scuola, mi permetto di parlare così, comunque nel mio modo di pensare, facciamo precedere un'artroscopia. Guardiamo cioè dentro con l'artroscopio, che sapete l'artroscopia è una branca come la broncoscopia, come la laparoscopia, noi mettiamo dentro una micro telecamera, guardiamo dentro il ginocchio così, e quindi guardiamo tutto. Allora, se io devo fare un'osteotomia per esempio della tibia per raddrizzare la gamba, io questa osteotomia però la posso fare se il compartimento controlaterale, cioè la parte esterna del ginocchio, è integra. Perché altrimenti cosa faccio? Raddrizzo la gamba e vado a sovraccaricare l'altro compartimento che è ammalato anche lui. Il paziente starà bene per 2-3 anni ma poi ritornerà con gli stessi sintomi di prima. Per cui l'artroscopia è assolutamente indispensabile per poter procedere poi a questi interventi correttivi. E questo vale anche per l'anca, vale anche per esempio la spalla. La spalla... Ascolti. Allora, vabbè, capita, i microfoni scivolano. Prima di passare appunto ad illustrare le varie protesi, io le chiedo, è una curiosità e potrei sbagliare, ma la menopausa per le signore influisce oppure è un dato irrilevante? Cioè può avere si può
avere un peggioramento, diciamo, in questa fascia d'età un pochino critica per le signore, oppure è irrilevante? Sul piano dell'artrosi e dell'evoluzione del processo artrosico, l'osteoporosi è irrilevante. Spesso viene fatta una confusione fra osteoporosi ed artrosi, sono due concetti totalmente diversi. L'artrosi dà sempre sintomi dolorosi, l'osteoporosi non dà mai sintomi dolorosi. L'osteoporosi è una malattia silenziosa, se vogliamo chiamarla, per una parola un po' grossa, è un killer silente. Perché? Perché nell'osteoporosi c'è un indebolimento della struttura ossea, c'è una decalcificazione che predispone il soggetto, soprattutto le donne in menopausa, predispone a fratture. Allora diventa dolorosa quando si è fratturato l'osso, quindi è una frattura non primitiva, non traumatica, ma secondaria a un osso più debole. E qui nel campo maschile, quando c'è un'osteoporosi, lì bisogna allarmarsi, perché l'uomo osteoporotico generalmente non c'è. O ci sono dei problemi legati a disturbi ormonali di una certa rilevanza, oppure nel maschio, anche anziano, l'osteoporosi è estremamente scarsa, diciamo, numericamente, percentualmente. L'iter diagnostico, l'abbiamo illustrato prima. Trattamenti. Allora, prima di arrivare ai trattamenti chirurgici, le chiedo se che tipologia di trattamenti si possono fare. Nelle forme lievi, nelle forme, diciamo, poco, dove c'è poco impegno dell'articolazione, dove la sintomatologia è cominciata da poco tempo, dove c'è possibilità di recuperare, i trattamenti fisioterapici, le ginnastiche posturali, i potenziamenti muscolari, tutte quelle cose che un bravo fisioterapista, i massaggi che un bravo fisioterapista può fare per mantenere l'articolarità nei limiti di norma, questo è sicuramente ottimo. Gli stretching, anche frequentare le piscine, che adesso con questo benedetto Covid è impossibile praticamente, però la piscina è veramente una ginnastica ideale, sia in forma preoperatoria o di profilassi allo scopo di evitare l'intervento, ma anche come terapia successiva di intervento chirurgico. Tutte queste cose vanno bene, come nelle forme in cui la cartilagine non è ancora del tutto rovinata, le infiltrazioni con l'acido ialuronico vanno molto bene, hanno, così come anche l'impiego di cellule staminali, di concentrati piastrinici che sono ricchi di fattori di crescita, tutte queste cose qui con cum grano salis, che significa facendo la dovuta attenzione e non esagerando, perché non esiste una terapia unica per ciascuna forma, ma tutto deve essere valutato sulla base di quello che si è riscontrato. E il riscontro dell'artroscopia, ribadisco, l'artroscopia è non soltanto un intervento chirurgico, ma è un intervento anche a scopo diagnostico. Perché, non ne parlavamo prima, ma lo dico adesso, le patologie della cartilagine vanno, secondo una classificazione, da un grado 0, che è grado normale, a un grado 4, in cui non c'è più cartilagine e si è distrutto l'osso. È chiaro che in un grado 4 non andiamo a mettere acidi ialuronici dentro, andiamo a pensare a un trattamento chirurgico, punto, e basta. Invece in un grado secondo, in un grado primo, il trattamento con acido ialuronico, i cosiddetti condroprotettori, quello va benissimo anche la fisioterapia, le applicazioni TECAR, terapia, gli ultrasuoni, i laser, quello hanno sicuramente una funzione, anche insieme con della terapia medica, tenendo conto che terapie mediche prolungate, antinfiammatorie, soprattutto in soggetti parecchio anziani, possono determinare anche insufficienze renali acute e creare danni allo stomaco e anche al fegato. Quindi ci deve essere comunque un monitoraggio costante. Una valutazione deve essere... Un mondo sempre in evoluzione, che ha fatto passi da gigante, quello che riguarda il mondo delle protesi. Quindi davvero tanti successi si sono raggiunti, se possiamo utilizzare questo termine. Lei ha portato degli esempi pratici, prima di vedere poi delle fotografie che lei ci ha mandato, che poi commenteremo insieme, lei ce le illustrerà,
Io le chiedo molto liberamente di spiegarci cosa ci ha portato. Certo. Perché prima parlavamo molto delle protesi, parlavamo della funzione, del fatto che appunto dicevamo bisogna capire quando, come farle, in che modo farle. Quindi se le ha piacere, se ci vuole illustrare quanto ci ha portato e se vuole aggiungere altro che ovviamente ci tiene ad aggiungere, massima libertà, professore. Molto volentieri. Stiamo attenti solo al microfono, ma tanto riusciamo sicuramente a tenere in caso lei. Ecco, le appoggi, mi dice, dalla regia mi dicono lo appoggi sul tavolo, quindi in caso glielo raccolgo io senza problemi, professore. No, ma non cadrà sicuramente. Non ecco, cadrà. Allora, prego. La protesi d'anca, le protesi d'anca hanno avuto un'evoluzione incredibile, considerate che dal 1960 si mette, quindi non è che sia secoli, siamo a 60 anni. Prima cosa si faceva? Quando uno aveva un problema di anca, di ginocchio, che non riusciva a risolvere in nessun modo, si faceva l'artrodesi, cioè significa che le due ossa contrapposte, femore e tibia nel caso del ginocchio, femore e bacino, venivano fuse insieme, cioè il paziente perdeva l'articolarità, però guadagnava nell'assenza del dolore. Oggi questo non è ammissibile. E quindi sono nate le protesi, inizialmente erano protesi cementate, cioè praticamente, vede, questo è un modello protesico, è un modello protesico, questo è lo stelo, e si usava il cemento acrilico che entrava dentro il femore e veniva a bloccare completamente lo stelo dentro il canale femorale. Ovviamente il cemento acrilico che cos'è? Il cemento che cos'è? Un cemento acrilico che viene miscelato perché diciamo, si indurisce poi successivamente all'interno dell'osso, indurendosi blocca la protesi all'interno dell'osso. Le protesi cementate oggi si riservano solamente a pazienti ultra anziani, diciamo ultra novantenni, perché? Perché si considera anche l'aspettativa di vita. Ovviamente la protesi oggi è molto più usata, quella non cementata. E non cementata su che cosa si basa? Il concetto fondamentale è il cosiddetto bone ingrowth degli autori anglosassoni, cioè la crescita ossea periprotesica. Significa che noi infiliamo, per esempio, questo stelo dentro il femore, ma questo stelo è soltanto una misura. Noi si fa un planning preoperatorio, significa una pianificazione sulle radiografie, sul negativoscopio, oggi c'è la possibilità di farle anche al computer, e che ci dice che misura c'è di quel femore. Quindi noi già predisponiamo la misura, vedete che questa è una misura, questa è un'altra misura, cioè ci sono dei soggetti che hanno una larghezza del canale femorale e altri che hanno un canale femorale più stretto, per esempio nelle displasie dell'anca il canale femorale molto spesso è strettissimo e si usa questo tipo di protesi, che è uno stelo, come vedete, conico. No, a parte, ma è conico e che ci permette di entrare come se fosse diciamo un palo e che ha delle alette circonferenziali che garantiscono una presa immediata, per cui il paziente può camminare subito senza rischiare che questa protesi si abbia a spostare, così come avviene anche in questi steli che sono steli anatomici, come vedete hanno una curvatura che segue, sono steli corti rispetto a steli, vedete per esempio uno stelo tradizionale, questo è uno stelo, si chiama Corail, e uno stelo invece più moderno, mini invasivo, perché questo permette di rispettare molto l'anatomia del femore e quindi di consumare e di tagliare molto meno osso, che è un fattore positivo nell'immediato, ma è un fattore positivo anche in un eventuale futuro di dover rimuovere la protesi, perché una cosa è rimuovere questo stelo, un'altra cosa è rimuovere quest'altro stelo, che sono tutti e due efficacissimi, però ovviamente c'è una notevole differenza nel seguire un intervento di revisione futura.
Di che cosa sono fatti? Ormai sono quasi tutti fatti di titanio, la prosi cementata, la prosi in acciaio inossidabile praticamente si riserva soltanto ai casi in cui si usa il cemento acrilico, per il resto sono tutte in titanio e anche, compreso anche il cotile. Voi vedete che una protesi d'anca sostanzialmente è composta da... Infatti mi incuriosiva quel cerchio rosato, ecco, adesso sì. non saprei come descriverlo per chi ci vede da casa. Questo dice? Sì. Questo qui. Questo è un inserto. Vedete che ogni protesi di anca è costituita da un cotile, cioè da una coppa. La vedete? Ve la faccio vedere meglio se vediamo, vuole se ce la facciamo ingrandirla. A ingrandirla un pochino, ma ce la facciamo, il professor Stiere. In pratica questo cotile ha una sua misura, che anche questa dipende dalla misura dell'acetabolo, la misura dell'osso del paziente. Cioè noi fressiamo l'acetabolo con delle fresse specifiche fino ad arrivare alla misura sua. A quel punto facciamo delle prove, se siamo convinti che quella sia la misura giusta, impiantiamo la coppa definitiva e si impianta in press fit, cioè significa che io ho scavato 52 mm per esempio, metto la coppa di 52 mm e quindi questa è stabile fin dall'inizio, facciamo diverse prove e non si deve muovere, ma soprattutto deve essere messa correttamente, cioè deve essere messa con un angolo di 45 gradi rispetto al verticale e non deve essere messa né troppo antiversa né troppo retroversa, ma nella giusta antiversione, perché poi la testa del femore che noi mettiamo qui non vada a russarsi né dietro né davanti. All'interno della coppa metallica, una volta sistemata bene nell'osso del paziente, noi mettiamo l'inserto. In questo caso voi vedete che ho messo un inserto di ceramica che va ad incastro, anche questa ad incastro, oppure si può mettere un inserto in polietilene, cioè in pratica una plastica d'uso sanitario, che oggi vengono addizionate anche di vitamina E e di vitamina A, e pratica che danno anche qui un incastro praticamente perfetto. In questo si articola la testina che è montata sul cono morsa, vedete che c'è un cono morsa sullo stelo protesico, e la testina si va ad agganciare precisamente. Quindi in pratica noi abbiamo quattro pezzi, lo stelo, la coppa metallica, l'inserto e la testina protesica, in questo caso testina di ceramica. E qui entra il discorso della durata. Sì, prego, non la scusi. Della durata delle protesi. Sicuramente se noi usiamo una testina in metallo, è questa, e un inserto in polietilene, l'usura è ritenuta nelle casistiche internazionali maggiori, quindi ci si può attendere un 15 anni di durata di questa protesi. Poi che succede? Comincia a usurarsi la plastica e questo determina una reazione nell'osso, per cui la protesi comincia a scollarsi, ma soprattutto il guaio principale è che si cominciano a formare delle aree di osteolisi. Osteolisi significa che l'osso comincia a riassorbirsi, quindi come quando uno fa l'impianto dentario. Se lo impianti su un osso sano, lo impianti bene, è titanio, resiste anche 40 anni. Se si impianta l'impianto protesico dentale male, di cattiva qualità, oppure comincia poi l'osso a diventare porotico, ecco che comincia a muoversi. Comincia a muoversi anche la coppa e il paziente comincia ad avvertire dolori. E anche lì è precoce la diagnosi. Purtroppo esistono pazienti che una volta operati, nonostante le nostre raccomandazioni, scompaiono dalla vista del medico, perché dice, ma noi stiamo bene, perché dobbiamo tornare? Dovete tornare perché c'è un motivo, che noi facciamo un controllo radiografico e clinico e l'esperto si accorge che si sta cominciando a usurare, perché se arriva il tempo che questa qui si sta usurando, gliela cambiamo, certamente è un altro intervento, però è un intervento molto diverso da dover cambiare tutto.
Dover cambiare tutto è un grosso intervento a cui un paziente che magari è nel frattempo diventato molto anziano è difficile sottoporlo, capisce? Quindi è un problema piuttosto serio. Professore, per quanto riguarda la preparazione ad interventi di questo tipo, preparazione, tempi, riabilitazione, recupero, vita sociale, certo. So che, l'abbiamo detto, ogni caso a sé, ogni paziente a sé, ogni storia, e soprattutto anche immagino la tipologia di protesi e dove vengono. E anche la tipologia di paziente, diciamo. Esatto, ecco. Però se dovessimo fare un discorso generale, diciamo come sono cambiati questi aspetti in termini di preparazione e di tempi. Sì, questo è cambiato decisamente. Oggi facciamo molta attenzione a questo aspetto, anche perché, proprio per quello che dicevo, che l'età si è molto ringiovanita, l'età dei pazienti che vengono ad operarsi di protesi. Quindi è un paziente che deve ritornare abbastanza velocemente anche al lavoro, alle sue attività. Oggi una protesi ben fatta in un paziente, diciamo, non diciamo modello, è un paziente standard, ci permette di metterlo in carico il giorno dopo l'intervento, cammina usando due stampelle per circa una quindicina di giorni. C'è protesi e protesi, perché poi parliamo per esempio della protesi ginocchio, se abbiamo tempo successivamente. Comunque il paziente può essere dimesso già in quinta, sesta giornata. Alcune persone più vivaci, più possiamo anche farlo prima. Sicuramente una persona di 90 anni, obesa, con cardiopatia, eccetera, è meglio tenerla un po'. Quindi il discorso vale un attimino come media, ma ovviamente non è applicabile a tutte le persone quello che diciamo. E questo dipende anche dalla via d'accesso, cosa che non abbiamo parlato, ma spesso il paziente ci chiede, ma mi opera con la via che non taglia i muscoli, mi opera con la via davanti o la via di dietro, eccetera. Sono domande abbastanza legittime perché c'è molta propaganda, c'è, purtroppo io devo dire, sono abbastanza vecchio per poterlo dire, c'è anche abbastanza commercio dietro queste cose qui. La via che il chirurgo deve utilizzare, la via d'accesso intendo, è quella che produce meno danni, ma è anche la via che è la più sicura, che dopo anni e anni di follow-up, cioè di osservazione, ti dice che questa via ha delle complicazioni in una percentuale, che ne so io, del 0,5% piuttosto che del 3%, eccetera. Ne parlavamo proprio ieri sera al congresso della SLOTO, che sarebbe la Società Lombarda di Ortopedia e Traumatologia, e giustamente si diceva, quando uno comincia un'altra tecnica operatoria, c'è una zona grigia in cui si dice è il momento dell'apprendimento, i tempi di apprendimento, in cui ciascun chirurgo fa diverse cose che non vanno. E diciamo, se questo si mette nell'ordine di 50 persone per ogni chirurgo, arriviamo a 2500 casi, ma perché quelle persone devono correre dei rischi? Non so se mi spiego. Quindi il chirurgo, a mio avviso, deve usare la via che conosce bene, la via d'accesso che conosce bene, rispettando quella che è anche l'aspetto estetico del paziente, perché chiaramente una bella signora giovane vorrebbe che la cicatrice si vedesse il meno possibile, però anche questo deve essere comparabile con che cosa? Con l'alterazione strutturale che ha e anche con quello che è la qualità sua della pelle, perché voi nella nostra pratica clinica noi vediamo costantemente certe persone che hai. In tutti usiamo la stessa tecnica di sutura, in tutti. Certe persone in cui si vede una cicatrice bruttissima, in altre in cui ti devi avvicinare addirittura a un lente di ingrandimento per vedere la cicatrice. Ma perché? Perché dipende dalla qualità della pelle. Ci sono persone che hanno un aminoacido in eccesso, che si chiama, gli aminoacidi sono i componenti delle nostre proteine, l'aminoacido in eccesso si chiama elastina, cioè hanno una pelle molto elastica che si distende, quindi una bella ferita fatta anche da un bravo chirurgo plastico con molta attenzione si dilata e diventa brutta a vedersi. Una persona invece che ha la corretta quantità di elastina all'interno della sua matrice proteica, questo signore avrà una cicatrice, non dico invisibile, ma assolutamente poco visibile e molto accettabile esteticamente. Che ne dice, professore, se vediamo delle immagini che ci ha portato? Sicuro. So che c'è
tantissimo altro da dire sulle protesi, vuole magari mostrarne ancora una? Ma io volevo farvi vedere il campo delle protesi ginocchio, per dire. Allora magari dai, dedichiamo 3-4 minuti anche a quella. Al ginocchio, perché è interessante. Vedete, sì. Questo è un modellino di ginocchio. Noi quando operiamo spostiamo la rotola, non in questo modo che ho fatto io, ma spostiamo in altro modo, abbiamo sott'occhio tutta l'articolazione. E quindi se c'è una artrosi monocompartimentale, cioè che riguarda solamente un comparto... Riesce a alzarla un attimino, professore, così. Sì. Grazie mille. Se abbiamo un'artrosi monocompartimentale, come questo, noi sostituiamo... come in questo caso, soltanto quel compartimento ammalato, con questa protesi, vedete, questa impiantata, questa è la parte che va dentro il femore, vedete? Questa è la parte che va sulla tibia, tutte e due queste componenti in titanio sono cementate, cioè applicate col cemento acrilico, e all'interno della parte tibiale c'è l'inserto sempre in polietilene, che è questo qui, che si monta qui in questo modo, vede? Questo praticamente permette il movimento che voi vedete in questo caso, senza più dolore e senza che si ingrippi tra metallo e metallo. Viceversa, quando l'artrosi è tricompartimentale, cioè ha preso sia compartimento interno, sia quello esterno, sia la rotula, la soluzione è, e non può essere altro, che una protesi totale. La protesi totale, vi faccio vedere un modello che è tra i più avanzati al mondo, si chiama modello persona, perché viene personalizzato. Questa è la parte che va applicata dentro il femore. Questa è la parte che si applica sulla tibia, con questa specie di carena che va dentro e che garantisce la stabilità rotazionale, e su questo viene inserito un inserto, anche qui, di polietilene, come questo, che ha la funzione di far muovere il ginocchio senza ovviamente che ci sia contatto metallo-metallo. Questo è detto in parole molto brevi, una protesi di ginocchio, e anche queste non sono tutte uguali, devono essere messe bene e ovviamente hanno una durata possibile di 20-25 anni, qualora siano utilizzate in maniera corretta dal paziente, e in maniera corretta significa non esagerare con l'attività sportiva e non pesare troppo, non portare pesi, eccetera. Professore, guardiamo, abbiamo ancora 10-12 minuti a nostra disposizione, ce ne dovrebbero molti, molti di più, però io inizio a farle vedere delle immagini. Perfetto. E poi me le spiega lei. Ecco, vedete, questa qui è un caso di gonartrosi bilaterale, cioè artrosi di tutte e due le ginocchia, vedete che è un'artrosi tricompartimentale perché riguarda il compartimento interno e il compartimento esterno e anche la rotula. Vedete che le tibie sono vare, sono molto storte, il paziente ha veramente delle ginocchia a ciambella. Andiamo alla successiva, vediamo magari... Ecco, questo è l'intervento eseguito contemporaneamente, simultaneamente, sia a destra che a sinistra, di protesi di ginocchio. È la stessa protesi che vi ho fatto vedere testé, e vedete che l'asse si è completamente corretto. È l'immagine radiografica di quello che ci ha illustrato. È l'immagine professore. Radiografica di quello che abbiamo visto prima sulla radiografia. La prossima? E questa è vista di lato, vista in proiezione laterale, sempre dello stesso caso. Ecco, qua. Questo è un caso interessante, però se mi permette ci dovrebbe essere prima dell'intervento lo stesso caso. Questo è un Proviamo caso... a vedere l'immagine successiva, professore, perché sa che Vediamo siamo in diretta, magari qualcosa avendo tante immagini. Ancora avanti? In caso ci spiega. Vado ancora avanti? Ecco, questa è prima dell'intervento, poi torneremo indietro. Vedete, questa è una coxartrosi davvero terribile in un soggetto molto giovane, che ha avuto una frattura di femore, lo vedete lì, come deformato lo stelo, il canale femorale, molto deformato, pone dei grossi problemi perché queste protesi non possono entrare in quel femore, è impossibile. Quindi bisogna trovare una protesi particolare, se ritorna indietro un attimino con l'immagine,
Ecco, vede la prosi che è stata trovata, una prosi molto corta che si ancora a livello della parte superiore del femore. La parte acetabolare, come vedete, la coppa con il suo inserto, la testina, non ha comportato nessuna difficoltà per il chirurgo. Invece in questo caso la difficoltà era di selezionare la protesi adatta, perché se uno seleziona una protesi standard in un caso del genere rischia di fare una catastrofe, perché rischia di spaccare il femore, di rompergli di nuovo il femore. Invece questa persona ha camminato in prima giornata, è una persona molto giovane e a distanza di 3 anni, l'ho rivisto da poco, vada pure avanti. L'ho rivisto da poco, questa è la stessa immagine vista in proiezione laterale. Vedete? E questo va benissimo, questa è quella che abbiamo visto prima. Andiamo avanti. Questo è un altro caso, vedete? Questo è un caso di necrosi della testa del femore e un'anca in cui si è avuto addirittura lo sfondamento dell'acetabolo. Io considero, come molti miei colleghi, la necrosi della testa del femore una vera e propria urgenza. Perché? Perché la testa del femore, che dovrebbe essere una sfera, l'avete visto anche nel caso precedente, si deforma, l'osso necrotico diventa durissimo come il marmo e molto spesso assume una forma quasi di un palo aguzzo e sfonda l'acetabolo e quindi entra all'interno del bacino, come vedete. Quindi questo è un caso da operare. Ci deve essere forse un'immagine successiva. Sì. E questo è il caso operato, vedete, la signora aveva dall'altro lato avuto una frattura di femore, è stata operata in altra sede con un chiodo e invece questo è il risultato dell'intervento fatto da me all'anca sinistra, che direi sicuramente brillante e con una protesi addirittura mini invasiva. Vedete come se fate riferimento al chiodo dove arriva, praticamente questo è molto più corto, è molto meno invasivo. E anche qui un risultato molto buono. Andiamo avanti, poi mi dice lei se è lo stesso caso. Esatto. Lo stesso caso, possiamo procedere avanti. Questo è un altro caso di necrosi della testa del femore con artrosi molto avanzata. Cosa si vede? Che tra testa del femore e bacino, cavità acetabolare, non c'è più spazio. C'è quasi una continuità, si sono fuse insieme. Quindi qui c'è necessità assolutamente di una protesi dell'anca al più presto possibile. Avanti. La prossima aveva una curiosità, ecco, questa. Questa però è un'artrosi di ginocchio vista di lato, vedete, è un'artrosi veramente molto molto grave, in cui vedete anche l'interessamento della rotula. Voi vedete che in ogni artrosi si formano sempre degli osteofiti, che sono dei becchi artrosici che si trovano diciamo sui bordi delle ossa. Qui lo vedete in proiezione laterale sia sul bordo anteriore e posteriore di femore e tibia, sia sui margini della rotula. Vada pure avanti. Vada pure avanti. Eccolo qua, ecco. Vedete, questo è lo stesso caso. Vedete che distruzione, praticamente quella vite che è stata messa, una vite che si usava molti anni fa per poter riparare una frattura del piatto tibiale. Purtroppo, disgraziatamente, non era servito a granché ed artrosi avanzata, distruggendo proprio l'osso tibiale sul lato interno. E qui vedete che non c'è più spazio, non c'è più movimento. Il ginocchio di quest'uomo aveva un movimento da meno 30, cioè non estendeva il ginocchio per 30 gradi e non lo fletteva almeno per altri 100 gradi, quindi aveva un'articolarità sì e no di 40 gradi. Avanti. Avanti. Che dovrebbe esserci. Ecco, questa è la sua protesi. Se si potessero mettere insieme non la riconoscete, sembrano due cose completamente diverse. Questa è vista di lato, la guardi di fronte. E poi avanti. C'è la successiva, sì. Ecco, guardi. Sì. Sono irriconoscibili, sono due cose totalmente diverse. Lo stesso soggetto che è ritornato davvero a vivere, perché con un ginocchio del genere non si cammina più di 100 metri e si cammina su dolori, non si lavora, diventa un disastro. Una qualità della vita che cambia. Veramente cambia tantissimo. La prossima, in realtà, in regia mi dicono che non c'è più nessun'altra immagine. Ok, perfetto, benissimo. Allora, professore, io le volevo chiedere, in un periodo difficile come questo, appunto
Come riesce lei a gestire i suoi pazienti? Come li ha gestiti nel periodo, nel primo lockdown e anche adesso? È una riflessione che voglio fare con lei, nel senso che mi è venuta in mente adesso. Quindi riesce a gestire? Lei giustamente parlava di alcuni interventi che sono ritenuti urgenti, altri magari meno. Ecco, come si gestisce questo aspetto? Devo premettere che io lavoro nell'Istituto Clinico San Rocco di Ome, che appartiene al gruppo San Donato Milanese, voi conoscete, che è il più grosso gruppo ospedaliero convenzionato d'Italia. Quindi, diciamo, è un'amministrazione molto seria, che gestisce anche fra i nomi più noti il San Raffaele, il San Donato, il Galeazzi, eccetera, eccetera. E c'è molta attenzione a questo aspetto. Noi, quando abbiamo avuto il primo lockdown, io mi ricordo che era il giorno 9 marzo, dovevo fare 4 protesi, non ho fatta nessuna, perché in quel momento c'era la possibilità ancora di operare, però c'era un arrivo continuo di ambulanze, per cui era sconsigliabile operare. Alcuni pazienti volevano comunque operarsi, ma io li ho sconsigliati, abbiamo chiuso l'attività fino agli inizi di maggio. E da inizio di maggio poi si è avuta una ripresa graduale, cioè facevamo una giornata, o meglio un intervento a settimana. Consiglio, noi facciamo 50-60 interventi a settimana, che operiamo tutti i giorni in condizioni normali, e ci siamo ridotti a, poi visto che le cose gradualmente miglioravano, siamo stati autorizzati a farne via via progressivamente, fino a riprendere a giugno il trend regolare 5 giorni a settimana. Attualmente la situazione si sta ripetendo, anche se in forma molto meno grave sembra, e giustamente l'amministrazione dell'ospedale, come in tutti gli ospedali della Lombardia, ha fatto una parte di ospedale che è Covid, dedicato Covid, quindi un'area Covid, un'area invece Covid free, in cui si può ancora lavorare in sicurezza, perché la cosa importante è sicurezza per il paziente, e quindi noi operiamo ma soltanto casi urgenti o casi che non hanno bisogno di ricovero, cioè quelli in day hospital, per esempio le artroscopie, che noi l'artroscopia la facciamo la mattina e il pomeriggio se ne va a casa, quindi ha bisogno di un posto letto, diciamo, molto, molto veloce l'occupazione del posto letto. Come facciamo? Come è organizzato? Ma questo non è una cosa, diciamo, in Lombardia è una cosa standard, credo, che al di là delle polemiche, secondo me la sanità lombarda viene gestita in maniera corretta. Diciamo che il paziente viene prenotato per il pre-ricovero, viene al pre-ricovero, fa tutti gli esami standard e fa anche il tampone. Se il tampone risultasse positivo, cosa che per fortuna nella mia ortopedia non è successo se non in un solo caso, il paziente se ne torna a casa sua e si sta in quarantena, sorvegliato dalla medicina di base. Se invece è negativo, come è avvenuto, allora il paziente si opera il giorno dopo, o massimo 2 giorni dopo. E quindi siamo in assoluta sicurezza da questo punto di vista. Per infatti garantire assistenza a chi ne ha bisogno, nel senso che deve effettivamente sottoporsi ad un intervento, e massima sicurezza in tempi che, certo, che vi permettono di garantire questa. Ecco, quindi esatto. Ci tenevo a farle questa domanda proprio perché credo che anche per chi si deve sottoporre a un intervento chirurgico sia rassicurante, ma soprattutto anche per capire se effettivamente, cioè, come ci si comporta in questi casi, dove non è sì un'operazione immediata, ma ci deve essere una prenotazione, ci deve essere una preparazione, come insomma ci fa anche ben pensare sul fatto che la medicina chirurgia vada avanti e esatto assista sempre tutti nella maniera più esatto corretta e sicura. Esatto, esatto. Siamo davvero in chiusura, professore, avremo ancora tantissime cose da dire, quindi l'aspettiamo nuovamente quando desidera. Grazie a lei, grazie a voi, grazie e buona giornata a tutti e buone feste, sperando che siano feste più felici di come siamo adesso conciati. Allora, grazie a tutti per averci seguito per questa prima parte, restate con noi, a tra poco per la seconda parte di Mattina in Salute.